Allora, siamo con un famoso esoterista aversano, il signor Stelio Calabrese, che ad Aversa ha fatto una scoperta importantissima e ci stava spiegando come che ha fatto questa scoperta. Sì, c'era mio cognato che è ingegnere e che stava organizzando dei lavori di restauro della chiesa di Santa Maria a Piazza e che gli parlò di questi segni. I segni, di che segni parliamo? Erano X, doppie X, dei cerchi, cioè, che stavano in alto sulla, nella sacrestia. Purtroppo erano bianco su bianco e quindi le fotografie non sono venute, non è venuto quasi niente. Però lei le ha trascritte praticamente in quel famoso articolo. Trasportati sul disegno, insomma. E che cosa significano esotericamente? Si dice così? Sì, sì. Cioè io credo che abbiano questo significato dato in quell'articolo che lei ha letto. Perché io mi occupo di steganografia, cioè di scrittura nascosta. Sì. Quindi cerco di dare un'interpretazione in genere a questi segni. Sì, la chiesa originariamente era disposta in maniera ortogonale rispetto alla posizione in cui è oggi. E si è parlato anche di un tesoro nascosto come la chiesa francese di cui lei accennava. Diciamo, c'è qualche appunto, qualche testo che ha parlato di questo tesoro? No. È una leggenda metropolitana? No, è una leggenda metropolitana. Tanto è vero, si parla del parroco, avrebbe scoperto questo tesoro, del parroco dell'epoca, molti anni fa. Ma di ufficiale non c'è niente, ovviamente. Che, di che tipo di tesoro si sarebbe? Probabilmente monete. Monete d'oro dell'epoca? Sì. In che anni sarebbe avvenuto questo ritrovamento? Agli inizi del 52-53. Siamo con la dottoressa Teresa Guida, docente di lettere e filosofia. Sì, ormai in pensione. E che ci ha portato, voglio dire, una testimonianza importantissima rispetto a quello che ci diceva prima il signor Calabresi sulla chiesa di Santa Maria Piazza. Lei era bambina, quanti anni avevi? Sì, io ero piccola perché sono nata lì proprio io, vicino. Siamo alla Santa Maria Piazza. Di Santa Maria Piazza, e ricordo che la chiesa si doveva poi ristrutturare. E quando hanno incominciato a fare i lavori, a scavare il pavimento, evidentemente hanno trovato forse una tomba o qualche cosa con delle monete. Monete d'oro. Per cui ricordo che io abitavo lì e stavo sul balcone e vedevo. Stavate precisamente dove? In che strada? A via Cetrangolelle, allora si chiamava così, sì. Via Cetrangolelle. Che adesso si chiama? Ma non ricordo più perché poi ormai sono tantissimo. Vicinissimo alla chiesa. Sì, vicino alla chiesa proprio, per cui la gente andava nel vicolo e spargeva questa voce. Diceva, hai capito, il parroco intanto si piglia lui il tesoro, hanno trovato le monete, lo dicevano in dialetto logicamente, hanno trovato i soldi, hanno trovato le monete e mo parecchiano si pigliasse i soldi. Vabbè, per questo pensava la gente. Pensava, cioè, la gente, logicamente. La gente, durante gli scavi, durante, sì, la strutturazione degli anni 50, praticamente quando fu alzato il pavimento, sì, furono ritrovate delle monete d'oro. Delle questa monete. Gridava la gente in quel preciso, sì, momento. Sì, sì, gridava la gente, ci hanno trovato i soldi, hanno trovato i soldi, hanno trovato le monete. Io stavo sul balcone e sentivo queste cose. Ero dunque avevo 12 anni, e quindi l'ho sentito io. Ho sentito dal balcone che venivano nel vicolo e dicevano hanno scavato, hai capito che hanno trovato, che ci stava sotto la chiesa. Questo ricordo io.